consiste nel approntare una circolare che lega quattro diversi comuni che fanno parte di una stessa destinazione turistica, quindi Bergeggi, Noli, Spotorno e Vezziportio, che condividono sostanzialmente un progetto di promozione turistica. È una destinazione che ha dei contenuti complementari, la storia, la cultura, il benessere, l'outdoor, un'area marina e un'ospitalità che è giusto mettere a fattor comune per promuovere una destinazione turistica. Quindi non ognuno per sé, ma tutti assieme per fare più attrattiva, per unire gli sforzi, le competenze e avere dei buoni risultati. Quello di oggi è un evento importante perché è concreto, è a favore del turismo, delle tendenze del turismo, della mobilità del turismo e mette in condizione tutti quindi di usufruire agevolmente del territorio e di tutte le sue peculiarità che, come dicevo, sono strettamente complementari e fortemente attrattive. È andata molto bene perché eravamo tutti molto stimolati, in primis gli amministratori dei quattro comuni, i sindaci, gli amministratori, che ovviamente condividendo un progetto di promozione turistica hanno visto questa possibilità come un'attività concreta e estremamente utile. La collaborazione con TPL è stata fondamentale, anche loro hanno percepito il valore che poteva avere questo tipo di servizio e quindi ci siamo messi a quattro mani. A cinque mani, perché TPL ha fatto parte della squadra per mettere a punto quelli che sono gli orari, le frequenze, i percorsi da tenere, in modo tale che anche gli operatori che lavorano sul territorio possano usufruirne indirettamente, perché portare da loro i turisti ovviamente significa dare un sostegno anche all'attività. Molto fieri, il primo servizio che unisce fisicamente i territori del comprensorio del Golfo dell'Isola e li unisce mettendo a sistema quello che è uno dei punti fondanti del territorio e del comprensorio del Golfo, cioè la messa a disposizione dei turisti e degli ospiti delle bellezze e dei servizi turistici che il territorio offre nel suo complesso, al di là dei confini amministrativi. Quindi chi viene nel comprensorio del Golfo dell'Isola avrà la possibilità di dimenticarsi l'automobile e di poter usufruire di un sistema di mobilità green, rispettoso del territorio e che gli consente appunto senza problemi e senza parcheggio e ansia della sosta di potersi muovere da un confine amministrativo all'altro visitando l'intero comprensorio del Golfo e apprezzandone appunto tutte le bellezze e tutti i servizi turistico-ricettivi. È una richiesta tra l'altro che ci arriva dal basso perché il problema principale che dalla nostra intervista con gli operatori turistici del territorio veniva fuori era proprio il problema della mobilità. Speriamo che sia anche un messaggio subliminale alle autorità nazionali e ai gestori delle autostrade, perché il problema della mobilità della Liguria lo conosciamo, è critico. Quindi noi diamo un piccolo esempio locale e a Spotorno, Bergeggi, Noli e Vezziportio si potrà dimenticare la macchina all'interno del compressore del Golfo. Speriamo che appunto il messaggio arrivi anche oltre le nostre frontiere e che si possa arrivare in Liguria dagli altri posti in maniera un po' più umana. Grazie alle amministrazioni comunali di questo territorio che hanno creduto a questo servizio. Per noi è stata una razionalizzazione, un implemento importante, quindi anche con una ricaduta di manodopera, quindi di assunzioni su un territorio importante che consente di collegare tutto questo territorio con due linee circolari, diciamo come se fosse veramente un territorio urbano importante. Noi contiamo, speriamo che venga seguito da altre amministrazioni comunali che quindi utilizzino i servizi di TPL per questo tipo di mobilità che consente ai turisti di non utilizzare in un territorio che sappiamo congestionato dal traffico e con pochi parcheggi il mezzo pubblico per spostarsi da una parte all'altra. Unendo questo servizio con quello che esiste già, che è appunto la Tourist Card, pensiamo che l'intera provincia di Savona, ma in particolare i comuni del Golfo dell'Isola, diano un servizio ottimale per i turisti.